Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Abbiamo riconosciuto, fratelli e sorelle carissimi, nel Vangelo che abbiamo appena proclamato, quello che la Chiesa ha appunto proclamato la scorsa domenica, su cui abbiamo avuto già ampio modo di riflettere: Gesù della vite, i tralci e il padre che è il vignaiolo, tutto quello che questo significa. Quindi oggi, tra l'altro, nella Chiesa stiamo celebrando la memoria di un grande vescovo santo e un grande difensore della dottrina cattolica ortodossa, che fu Sant'Atanasio, un grande nemico dell'arianesimo, vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo. Possiamo approfondire un po', per riflettere insieme, il contenuto della prima lettura, per un problema grosso che era sorto nella prima comunità cristiana. Qual era il problema? Focalizzandolo ovviamente, il discorso è questo qui. Voi sapete che il cristianesimo è nato dalla religione ebraica, gli apostoli erano tutti ebrei, Gesù stesso era vissuto come un ebreo, la Madonna stessa era vissuta come un ebreo, fondati su quella che si chiamava la legge di Mosè. E voi sapete, anche oggi, se uno vuole diventare ebraico ed è un uomo, che cosa deve fare? Lo sapete, no? Deve essere circonciso. La circoncisione per gli ebrei è come un battesimo per noi: se tu vieni circonciso, entri a far parte del popolo di Israele e quindi sei obbligato ad osservare tutti gli usi della religione ebraica, la legge di Mosè e tutte quante le altre tradizioni. D'accordo? Ma che succedeva? Viene Gesù, Gesù innesta la fede cattolica e la religione del cristianesimo dentro l'ebraismo. Vedete? Erano tutti ebrei, San Pietro. Problema: se chiede di diventare cristiano romano, che non era ebreo, era un pagano, che cosa dobbiamo fare? Lo circoncidiamo e poi lo battezziamo? O lo battezziamo direttamente? A noi queste cose non ci fanno magari un po' sorridere, dice, ma che problema? È chiaro che lo battezziamo direttamente, però dobbiamo fare attenzione, ci stiamo in un contesto completamente differente. Allora non è mica tanto chiaro, non era così chiaro. Tant'è vero che qui Paolo e Barnaba si sono opposti fermamente alla Chiesa di Gerusalemme, cioè dove stavano San Pietro, San Giacomo, capite? Quindi hanno detto fermi, perché San Paolo era convintissimo che Gesù e il suo battesimo libera completamente da ogni residuo legame con l'ebraismo per immettere nella nuova alleanza. In tutte quante le sue lettere dice: il Signore ci ha liberati da quella che lui chiamava la schiavitù della legge. E lo sentiremo nella messa di domani. Il primo concilio, che cos'è un concilio? Ecco, fu proprio fatto a Gerusalemme per discutere di questa questione. Dice: allora che facciamo? I pagani li dobbiamo farci concedere prima di farli cristiani o no? E vinse la linea del no. Capite? Nonostante che la linea del sì fosse tenuta anche da autorevoli apostoli, membri dei dodici, poi però trovandoli tutti insieme, invocato lo Spirito Santo, hanno trovato questa cosa. La Sant'Atanasio, il vescovo che festeggiamo oggi, ha vissuto una storia simile, perché c'era stato a cavallo tra il secondo e il terzo, tra il terzo e il quarto secolo, un grande problema dell'arianesimo, grandissimo problema dell'arianesimo. E che cosa dicevano gli ariani? Gli ariani dicevano che il figlio di Dio, quindi il Verbo, che poi si è fatto carne, non era Dio veramente come il Padre, come diciamo nel credo, no? Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio. È la creatura più grande di tutto quanto l'universo, è il numero uno, ma dopo il Padre. È un'eresia bruttissima, però un sacco di gente gli andò dietro a quei tempi, tantissima gente. Sant'Atanasio, che era vescovo, non era un papa, fu proprio quello che era uno dei più fervidi nemici dell'arianesimo, il difensore. Gesù, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, è veramente Dio uguale in tutto e per tutto al Padre. È semplicemente distinto come persona e basta. E grazie anche alla creazione, al concilio di Nicea, 325 d.C., uscì fuori il credo che noi diciamo ogni domenica. Quel credo che diciamo ogni domenica è grazie al lavoro di Sant'Atanasio, il santo che festeggiamo oggi. Quindi quando noi affermiamo la vera divinità di Gesù, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, eccetera, eccetera, sono cose che la Chiesa ha sofferto per definirle, perché purtroppo, grazie ad alcuni errori, si erano andate a diffondere dottrine contrarie. Ecco, quindi, che cosa sono queste cose? Purtroppo, ecco, questo è un insegnamento che possiamo dare a noi.
Il diavolo fa sempre danni e cerca di seminare queste cose per corrompere la bellezza, la santità e la verità della nostra santa fede divina e cattolica. Dobbiamo pregare tanto, figlioli miei cari, soprattutto per i nostri pastori, perché poi c'è il compito, il carisma dello Spirito Santo di fare discernimento, sono il Papa e i Vescovi, specialmente quando sono riuniti con lui durante un solenne concilio ecumenico. Perché se la fede venisse stravolta, cosa che non è mai successa, non può succedere, i danni sarebbero incalcolabili, perché dalla fede poi dipende la vita, dipende il culto, succederebbe la fine del mondo nella nostra santa fede cattolica. Ecco, per cui, consapevoli di questo e nel nostro piccolo facciamo sempre attenzione, noi non possiamo dare retta al primo gallo che canta, anche nelle cose di fede. Diceva San Giovanni Paolo II, quando sentite qualcosa di strano, facciamo in modo che tutti a casa abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, prendiamo l'indice e andiamo a vedere cosa dice la Chiesa su questo punto, capito? Non mi posso fidare del primo gallo che canta, o in televisione oppure in giro. Quando qualcosa mi suona strana e voglio stare tranquillo, perché un catechismo non è altro che la sintesi di ciò che la Chiesa, attraverso la sua millenaria tradizione e storia, ha decodificato come dottrine sicure e certe da credere fermamente per non sbagliare, sia in ciò che crediamo, sia in ciò che dobbiamo fare, sia in come dobbiamo pregare, tutto quello che attiene alla preghiera e alla liturgia. Bene, ringraziamo il Signore per il dono di Santa Atanasia, di Santa Atanasio, lo preghiamo in questa Santa Messa per tutti quanti i Vescovi della Chiesa Cattolica, per il Sommo Pontefice che hanno appunto il compito di custodire e preservare il deposito della fede, trasmetterlo correttamente perché tutti noi possiamo rimanere saldi nella Santa Fede. Ecco, Maria Santissima, come sapete, è invocata dalla Chiesa con il titolo anche dai Santi, un po' dalla Chiesa, di sterminio di tutte le eresie, perché la Madonna ha sempre combattuto, tra virgolette, come combatte la Madonna, certamente non le battaglie degli uomini, con coloro che hanno difeso la Santa Fede Cattolica, e che lei, chiaramente, con il suo essere la Madre di Dio e la perfetta conoscitrice dell'Altissimo, aiuta con la sua intercessione e rischiara anche con la luce che ha, perché nessuno, meglio di Maria Santissima, conosce Dio e il suo mistero, e con la sua materna intercessione illumina coloro che nella Chiesa hanno ricevuto il compito appunto di guidare e fare chiarezza su tutto ciò che attiene alla fede e ai costumi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.